Buongiorno a tutti e benvenuti in un altro episodio dei Val di Sole Bike Log, la rubrica di video in cui andiamo a scoprire i tour da fare in bici in Val di Sole. Adesso qua di fianco a me è appena passato il treno più bici. Quest'oggi andremo a fare il tour del Lago dei Caprioli, il numero 709. Faremo una piccola variante prendendo l'impianto che da Daulasia ci porterà in quota. Dopo vi spiego il perché. Come dicevo, noi oggi abbiamo preso l'impianto per salire in quota. Il tour originale, il numero 709, in realtà parte da Croviana per andare poi a Di Maro e risalire lungo tutta la Val Meledrio, che è una strada da percorrere in bici, forestale, bellissima. Io però quest'oggi ho deciso di farla un po' più corta, risparmiarmi quei 1700 metri di salita e partire da in cima all'Alpe d'Aulasia. Arrivati in cima all'Alpe d'Aulasia e il panorama è già così. Alle nostre spalle una bellissima visuale sulle Dolomiti di Brenta. Prendiamo il numero 709, il tour del Lago dei Caprioli, e saliamo verso il rifugio Orso Bruno dalla strada forestale. Dall'Alpe d'Aulasia iniziamo a salire verso il rifugio Orso Bruno. La pendenza nel primo tratto di salita si fa sentire, poi però la strada forestale è tutta pianeggiante. Sono circa 200 metri di dislivello positivo per arrivare al rifugio e da lì è tutta in discesa. Siamo quasi arrivati al rifugio Orso Bruno, da qua continuiamo a seguire il numero 709 Tour Lago dei Caprioli ed inizia già la discesa. Quindi io oggi ho preso la bici e bike, la bici Giant Rain E, ma è un tour questo che si può tranquillamente fare anche con una bici muscolare per chi non è molto allenato. Alle mie spalle il rifugio Orso Bruno. Adesso mi metto la GoPro al petto perché da qua in poi è tutta discesa, ma continuerò a raccontarvi che tipo di percorsi stiamo facendo, quali sono i bivi da fare attenzione, quindi tenete il volume alto e andiamo. Ci lasciamo il rifugio Orso Bruno alle spalle, salutiamo le Dolomiti di Brenta e scendiamo dalla strada forestale che ci porta verso la Malga Panciana ed il rifugio Orte. La strada che dal rifugio Orso Bruno scende verso Malga Panciana c'è da fare piuttosto attenzione perché il fondo è molto scivoloso. Come al nostro solito continuiamo a seguire le indicazioni per il tour Lago dei Caprioli 709 e adesso andiamo verso il rifugio Orti. Una volta arrivati al rifugio Orti, che potete vedere alle mie spalle, se siete verso l'orario di pranzo vi consiglio assolutamente di fermarvi qui. Noi adesso proseguiamo seguendo le indicazioni per il tour Lago dei Caprioli numero 709. Ci aspetta un bellissimo tratto di single trail tutto su falso piano e poi la strada forestale che ci porta in direzione Malga Alta di Fazzon.
Quello che avete appena visto è il single track dal rifugio Orti porta verso la strada forestale, dove adesso scendiamo per andare in direzione Malgalta di Fazzon e poi Lago dei Caprioli. Bivio a cui dobbiamo fare molta attenzione perché dobbiamo seguire sempre il 709 verso il Lago dei Caprioli. Io adesso sulla bici metto la modalità turbo e saliamo lungo questa strada. Breve tratto in cui dobbiamo spingere la bici per affrontare questi scalini. Adesso ci rimettiamo in sella perché d'ora in poi è tutta pedalabile. Malgalta di Fazzon e noi proseguiamo sulla strada forestale. Dalla Malgalta di Fazzon noi scendiamo dalla strada forestale che ci porterà sulla piana per poi andare al Lago dei Caprioli. È una discesa molto tranquilla perché appunto su strada forestale sempre da fare un po' attenzione al fondo piuttosto scivoloso, diciamo. Una volta arrivati al parcheggio del Lago dei Caprioli, la traccia originale GPX ci porta subito in direzione Valpiana. Noi però consigliamo di andare anche al Lago dei Caprioli, che si trova appena a 200 metri, e farsi un giro per ammirare uno dei laghi più belli che abbiamo qua in Val di Sole. Arrivati al Lago dei Caprioli, dietro il ristorante trovate anche le colonnine di ricarica Zeus, dove è possibile sia ricaricare ma anche depositare la vostra bici in sicurezza. Ed ecco qua, arrivati al Lago dei Caprioli. Una volta fatto il giro del lago, scendiamo verso il parcheggio e da lì imbocchiamo la strada forestale che ci porta in Valpiana. Il tour del Lago dei Caprioli è un tour di difficoltà media. Lo potete fare sia con un e-bike ma anche con una bici muscolare. Consigliata sempre una biammortizzata sia da enduro che cross country. È principalmente su strada forestale, tranne l'unico single trail che dal rifugio Orti ci porta alla strada forestale. Arrivati al bivio che ci porta verso la Valpiana, noi proseguiamo sempre strada forestale e scendiamo giù. Arrivati in Valpiana, il tour scende verso il paese di Ossana. Da qui però è comunque possibile proseguire lungo la strada forestale, andare verso la Malga Valpiana, fare la visita alla cascata del Saspisador e da lì riscendere con un giro ad anello per tornare al paese di Ossana. Noi adesso comunque seguiamo la traccia GPX e scendiamo in paese. Una volta passato il paese di Ossana, ci rimettiamo sulla pista ciclabile. Noi abbiamo quasi concluso il tour perché proseguendo dalla pista ciclabile attraverseremo i paesi di Pellizzano, Mezzana, per poi arrivare a Commezzadura e da Olasa, da dove siamo partiti questa mattina. Abbiamo fatto 20 km, 364 metri di salita, ma abbiamo fatto 1400 metri di discesa. Per chi ha gamba e volesse partire da Croviana e farsi tutta la salita verso il Monte Vigo,
il tour del Lago dei Caprioli è sicuramente uno dei più suggestivi della Val di Sole, perché permette di attraversare tutta la Val Meledrio sotto le Dolomiti di Brenta, arrivare in cima con una bellissima vista sulle Dolomiti di Brenta, offre vari punti ristoro come appunto il rifugio Solander, il rifugio Orso Bruno, il rifugio Orti, la Malga Alta di Fastone e ancora il ristorante Lago dei Caprioli. Pertanto, indipendentemente dall'ora di partenza, troverete modo di rifocillarvi lungo il percorso. Speriamo che questo video sia stato utile. Trovate tutte le informazioni sul tour sul sito www.valdisolebikeclub.com. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!